Margaret Atieno Ogola, 42 anni, pediatra, sposata con un medico anestesista, 4 figli. È segretaria nazionale della commissione che coordina le attività degli ospedali missionari, che rappresentano il 40% dei servizi sanitari del Kenya. Margaret Ogola è anche la direttrice medica del Cottolengo Hospice di Nairobi, che ospita soprattutto bambini malati da AIDS, il nuovo terribile flagello che ha colpito l'Africa. Il suo romanzo, Il fiume e la sorgente, tradotto in diverse lingue, ha vinto il più importante premio di letteratura africana. Sono in contatto costante con la morte, con gente che muore. E questo ha cambiato la mia vita in modo profondo. Essere dell'Opus Dei mi ha aiutato a affrontare bene questo impatto. Ogni bambino, anche se a volte nati prematuri, ha la dignità di un figlio di Dio. Ed è un'occasione per dare non solo cure mediche, ma anche amore e affetto a un essere che non può ringraziarti, perché ha già una grande croce da sopportare. Tutto questo mi fa apprezzare più profondamente la vita, perché nel contatto con la morte si tocca anche la vita e la sua bellezza. Ho imparato a vivere giorno per giorno e a prendere quello che la vita mi offre. È qualcosa che si impara soltanto dai bambini, perché loro non hanno memoria delle cose del passato e non hanno futuro e non pensano a quando erano più felici o più tristi. Stanno lì e stanno morendo, eppure si impegnano molto nello studio. I nostri bambini vanno molto bene a scuola e io ne sono orgogliosa. È un posto bello dove lavorare. Dovreste venire a vedere i nostri bambini.